Piove infatti il pallone nell'area di Lorieri, si arrampica sull'attico Gigi Casiraghi. Di Mauro è il più veloce di tutti e stavolta il tripudio è solo in curva nord. Beh, è un servizio un po' datato della Rai, questo qui, ma è un servizio che insomma già ha fatto scoprire chi è ovviamente il nostro ospite di oggi, a noi biancocelesti, è Fabrizio Di Mauro. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a tutti voi. Ti abbiamo presentato con un gol che insomma ha fatto innamorare i tifosi della Lazio, insomma, no? E soprattutto avete anche specificato che ormai è passato del tempo, quindi bisognerebbe guardare un pochino avanti. Vabbè, però ci tenevamo. Allora, a quei tempi, Fabrizio, noi in Franco Capodaglio ci conoscevamo spesso, venivo a Tor di Quinto, abbiamo avuto modo anche di fare delle interviste insieme, eccetera, anche se tu eri un po' parco di parole, ora mi ricordo, non eri di quelli molto abituati a parlare alle platee. Però diciamo che quel gol e quella stagione, in qualche modo, e con il tuo impegno, no, che hai messo, così mise da parte quelle che, come sai, sono le solite chiacchiere di quando uno prima gioca da una parte e poi dall'altra, quindi devo dire anche giuste, giustificate, certo. Quindi non no, ci mancherebbe, chiaro, però insomma quello ha dimostrato ovviamente, però, che insomma tu c'eri con tutti i sentimenti a indossare quella maglia. C'erano tutti i sentimenti, perché io quella domenica non dovevo giocare, che non stavo bene, che la Lazio mi sembra attraversasse un periodo di infortunati, come al solito insomma sempre infortunati, no, anche adesso, sì. Mi sembra. Però ho provato anche la mattina, ho fatto un allenamento e anche se non stavo bene ho detto no, o gioco, magari mister mi levi dopo 10 minuti, però devo iniziare, altrimenti sembra che io sia uno di quelli che tira indietro il braccino, invece il braccino non si tira mai indietro, deve essere allenatore, deve fare una scelta ponderata, ma il calciatore si deve sempre rendere disponibile, anche quando non sta benissimo. Che ti ha lasciato quella stagione, Fabrizio, in quella in maglia biancoceleste? Ma rimpianto, perché ora è una grande squadra, tant'è vero che dopo qualche anno e con qualche ritocco ha vinto lo scudetto, quindi ma già quella squadra là secondo me era in grado di fare quel passettino, quindi era magari da spingere un pochino più sull'acceleratore per togliersi qualche soddisfazione in più, insomma, però va bene così. Come abbiamo sentito, l'assist è arrivato da uno che si chiama Casiraghi, insomma, mica da uno qualsiasi, no? Dire... è un giocatore vero, se giocasse adesso, visto che Balotelli guadagna 5 milioni, Casiraghi ne guadagnerebbe 30 all'anno, quindi adesso mai. Quelli sono uomini veri che non ci sono più, purtroppo, per noi. Una bella affermazione, vai. Dico, è vero che è passato un po' di tempo, però è pur vero che dobbiamo ricordarlo, che ci sono giocatori nella Lazio che hanno giocato tante stagioni, magari qualcuno voleva anche segnare al derby, non ci sono mai riusciti. Te in una stagione, oltre che a segnare al derby, comunque hai avuto modo di, perché io credo, ho avuto anche modo di parlare con altri tifosi della Lazio, hai lasciato un buonissimo ricordo. Quindi è vero che è passato tanto tempo, però hai lasciato anche il segno. Sei tante volte... Cioè, il tifoso non è cretino, guarda oltre a quello che succede in campo anche quello che succede fuori dal campo. Prima voi avete detto una cosa giusta dicendo che io ero uno un po' parco di parole, però purtroppo le parole vengono sempre interpretate male. Adesso magari c'è gente che parla un po' troppo a vanvera, allora uno dovrebbe trovare una via di mezzo tra uno che è parco di parole come me a quelli che adesso parlano pure troppo, parlano anche troppo. Esatto. E allora sarebbe il mix giusto per trovare l'esatto il calciatore esatto che sa gestirsi anche fuori dal campo. Guarda, però ripeto, a quei tempi là magari c'erano calciatori un pochino più veri sia fuori che dentro il campo, e poi i risultati lo dimostravano. Fammi ricordare, Fabrizio, che fra l'altro io stavo dicendo Pierluigi, che io con te feci, dopo averti corteggiato un sacco, un'intervista, una sola, in esclusiva, nel parcheggio proprio di Tor di Quinto, cioè proprio all'interno, prima degli spogliatoi, c'è cioè il parcheggio dei macchine, i calciatori, e io riuscii a fare, registrare per la mia trasmissione alla radio, un'intervista in esclusiva proprio con Fabrizio, effettivamente poco dopo il derby, no? Ma prima di riuscire ad ottenere questa intervista da te, insomma, ce n'è voluto, insomma, per riuscire a fartela accettare e a poterla fare, proprio perché, come dicevamo, eri uno di quelli che preferivi parlare sul campo piuttosto che parlare fuori dal campo.
Esatto, perché poi il lavoro del calciatore non è un lavoro dello spettacolo che vale più quello che dici che quello che fai. Alla fine, la domenica, ti devi presentare davanti a delle persone e dare una dimostrazione di te stesso. O ci sei o non ci sei. Io mi rendo conto che l'ex mio lavoro, voglio dire, comprendeva anche un indotto, che l'indotto sono i giornalisti e tutta la carta stampata, e bisogna dar modo anche a loro di lavorare. Però dire sempre le stesse cose tante volte è mortificante, secondo me, sia per il calciatore che per il giornalista, che magari è un plurilaureato che deve sentirsi dire delle stupidate da alcuni calciatori che dicono delle cretine. Famoso libro stampato, come lo chiamiamo noi, esatto, giornalisti, no? Le stesse, esatto, cose. Allora, invece di... Bravo, allora tu già sai, quando fai una domanda a un calciatore, è inutile, no, non ti voglio fare un'intervista a te, già sai, certo, quello che ti risponde. È chiaro, no? È chiaro. No, no, ma è così, non solo già sai. E quando te ne capita uno che dice qualcosa di diverso, si becca gli improperi di tutti e che gli dicono: ma tu non dovevi dire, tu dovevi rispondere così. Hai capito? Cioè, ma i giocatori così. Volta, non mi ricordo dove ho fatto, forse anche alla Lazio, mi arrivavano anche le telefonate dalla società: ma tu non dovevi dire, perché tu hai. Allora non mi mandate in sala stampa, perché se uno mi fa una, esatto, domanda, io rispondo, esatto, a quello che mi chiede. Non devo dire le solite cose, non mi mandate più in sala stampa, perché altrimenti dico quello che penso, non mi va di prendere in giro, ripeto, gente che magari ha studiato molto più di me e deve fare un'intervista a un imbecille come me e si deve far prendere in giro da me, e quindi era tutto un... ecco perché io poco volentieri andavo in sala stampa, perché ricordo bene seguire un copione in cui non mi riconoscevo, tutto qua. Il Fabrizio Di Mauro di oggi, un giocatore che è anticonformista, che ogni intervista può sempre regalare qualcosa perché dice quello che pensa, è Gigi Buffon. Nella Lazio sarebbe imbavagliato. No, Gigi Buffon. No, però dice oggi nella Lazio sarebbe imbavagliato. Però colui che dice sempre quello che pensa, logicamente per tempi diversi, oggi sono tante televisioni, viene intervistato più spesso rispetto magari a quello che poteva essere una volta, però è Gigi Buffon, che ti può lasciare sempre quel qualcosa in più rispetto alle classiche interviste scontate, chiamiamole così. Però tu, proprio perché l'hai fatto tu e sono stato contento nella premessa, Fabrizio, e mentre tanti, diciamo, calciatori che lasciano il calcio giocato diventano ex opinionisti e anche telecronisti, tu invece hai fatto tante cose e hai avuto a che fare anche con il settore giovanile. Proprio ora si sta giocando un Bari-Lazio 0-0. Ti parlo, secondo te, prima di passare alla Lazio di Pioli, com'è questo settore giovanile della Lazio? Come lo vedi? È ben organizzato? Sono giusti i meriti che vengono dati a Tare o c'è qualcosa ancora da migliorare? Io faccio un calcolo molto preciso, che purtroppo il calcio è anche statistica. Quanti giocatori della Lazio, settore giovanile, giocano in prima squadra? In questo momento mi viene in mente solamente Catardi, ed è un ottimo giocatore che a me tra l'altro piace anche molto, ma è un po' pochino. Qui a Roma quanti milioni di abitanti siamo? Non quelli ufficiosi, perché Marino non lo sa neanche quanti abitanti siamo a Roma, no? Siamo talmente tanti che un settore giovanile importante come quello della Lazio dovrebbe tirar fuori 3, 4, 5 giocatori l'anno da presentare in prima squadra. Poi chi vale la Lazio deve rimanere. Mi sembra strano che in tutti questi anni siamo rimasti a Di Vaio, Nesta e Cataldi, insomma è molto poco. Io, se fossi nella Lazio, investirei molto nel settore giovanile, e sicuramente avrei delle soddisfazioni grandi sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista di amore verso la squadra, perché un tifoso, secondo me, apprezzerebbe molto questo tipo di politica. Fabrizio, sai cos'è che è brutto? Tu hai fatto riferimento a calciatori che nati a Roma e romani, sì, e tu hai parlato di un bacino d'utenza riferendoti a Roma e ovviamente, sì, dintorni, no? La, sì, cosa, sì, brutta è che adesso le squadre di club investono, però vanno a comprare quello che gli costa 1,5 milioni e viene da chissà quale nazione, quell'altro 3 milioni, però... appunto, cioè, è quello che è sbagliato, no, ma è pure sbagliato secondo me, perché la Lazio i risultati ce li ha avuti in questo modo, perché ha vinto il campionato, ha vinto delle coppe, cioè è stata sempre fra le primissime nelle ultime stagioni. Però tu non saprai mai se quei giocatori che hanno vinto uno scudetto primavera, non neanche mi vengono in mente giustamente, magari li hai mandati a giocare in C e lì è molto più difficile risalire, e quindi non saprai mai se potrebbero essere diventati dei giocatori da Lazio, non gli hai dato neanche l'occasione. Quindi questo è un peccato mortale che compiono non solo alla Lazio, in tutte le squadre. No, no, in tutte. Sono d'accordo in tutte. No, dico, sono d'accordo in tutte, non solo nella Lazio. E invece veniamo a parlare, visto che sta iniziando, perché tra poco ovviamente inizierà la sesta di campionato, a quello che invece è la Lazio di quest'anno, cioè a quello che è stata la Lazio di quest'anno e a quello che sarà l'impegno di domani
a Verona. È stata una sorpresa in negativo la Lazio di quest'anno, perché l'anno scorso, fino al 31 di maggio, la Lazio era stata considerata la squadra che giocava il più bel calcio in Italia, aveva caratteristiche ben precise, aggressività, pressing, un bel gioco, eccetera. E poi improvvisamente quella di quest'anno, pur avendo nell'undici titolare gli stessi dell'anno scorso, sembrava aver smarrito queste caratteristiche. C'è stato, dopo da debacle di Napoli, un secondo tempo, perché prima ancora era una Lazio in convalescenza, un secondo tempo ha dato qualche segnale di risveglio e si ritrova a Verona. Tu hai capito, visto che anche sei stato calciatore, cosa può accadere ad una squadra che fino a due mesi prima era bella, con caratteristiche ben precise, e poi improvvisamente te la ritrovi con gli stessi che invece non riescono ad esprimersi allo stesso modo? C'è una parola sola che poi ci puoi parlare un'ora di questa parola, ma l'umiltà di riconoscere che l'anno passato, in cui la Lazio fece non bene, benissimo, è stata dovuta al fatto che tutti quanti avevano un obiettivo. Quest'anno, visto che sono arrivato terzo, sono forte, vinco io, no? Se dice no, non è così nel calcio, sono forte, devo continuare a dimostrarlo. E quest'anno sei partito dal fatto che tu eri terzo in classifica, invece no, tu eri al pari degli altri, e sei partito con una presunzione tale che ti ha portato a sottovalutare tutto e tutti. Allora, non sopravvalutiamo la grande annata dell'anno scorso, che è dovuta al fatto di, ripeto, grande umiltà, grande voglia di correre, di impegnarsi, di ascoltare l'allenatore. Non la sopravvalutiamo, perché quella era sempre una Lazio discreta che grazie all'impegno è diventata una ottima Lazio. Però non uccidiamola quest'anno, quando ha avuto sicuramente dei problemi anche dal punto di vista medico, e quindi tante volte l'undici titolare non si è potuto schierare, e quindi l'abbiamo un pochino massacrata questa squadra. C'è una via di mezzo. È anche vero, però, ripeto, che l'umiltà è quello che ti porta a fare dei risultati, e quest'anno la Lazio inizialmente l'umiltà non l'ha avuta. Ma tu, che proprio tornando alla presunzione di cui parlavi, secondo te, visto che tu lo conosci molto bene, perché non dimentichiamo che tu hai giocato con Stefano Pioli anche come quindi l'hai conosciuto come giocatore prima che come tecnico, questa presunzione secondo te è dovuta al tecnico o ad altri fattori anche esterni? Assolutamente dai fattori esterni. L'allenatore è una persona equilibrata, umile, come veramente al massimo, perché è veramente un allenatore che io stimo tantissimo, oltre come uomo anche come allenatore. Sicuramente i fattori esterni influiscono tantissimo, perché tu fai una grande annata, ti cominciano ad arrivare le varie società che ti fanno proposte per andare via, non firmare il rinnovo, vieni da me che ti do questo, ti do quest'altro, e il ruolo dell'allenatore comincia a essere difficile, a stimolare calciatori che vengono stimolati da altri tipi di proposte indecenti e magari anche non veritiere che ti fanno altre società. Questo succede quando hai dei giocatori poco intelligenti e una società che non sa gestire questo tipo di sirene, che sono la maggior parte delle volte finte e fasulle. Però l'allenatore, secondo me, è uno dei migliori che c'è in Italia. Vabbè, devo dire che mi sta... Fabrizio dobbiamo chiamare più spesso. Te lo dico perché a me comincia a piacere, perché ci dai delle valutazioni un po' diverse, sì, ma anche diverse rispetto, no? Perché noi, per esempio, nel chiederci del perché di questa Lazio così brutta, no? In questo avvio di stagione completamente diversa, abbiamo sempre detto, almeno ho sempre detto, che solo allenatore ci avrebbe potuto spiegare cosa stava accadendo dentro la Lazio, no? Perché lui ha il polso della squadra, quindi capisce se è una mancanza di umiltà. Non è facile per un cosa... dire queste cose. Esatto, no, non le non le può proprio dire. Come? Se io dico che il mio calciatore è un deficiente, certo, è dura dopo stimolarlo, magari glielo faccio capire giorno per giorno. Io lo posso dire, sto fuori, dico che tu sei un cretino se dai retta a chi ti promette mari e monti. Ascolta la società che l'anno prima ti ha fatto emergere e ti ha fatto guadagnare. Da che guadagnavi 2 euro ne guadagni 2000, dovresti avere un minimo di riconoscenza. Questi sono discorsi che deve affrontare la società. Per un allenatore, quando si trova un calciatore che viene stimolato da false promesse e da falsi procuratori, diventa difficile gestire un gruppo.
E quindi questo è, secondo me, tutto qua, perché la Lazio l'anno scorso ci hai dato una valutazione, ho detto, diversa, perché tu ci stai dicendo che la Lazio è stata un po', cioè, ma è mancata di umiltà, che molta gente probabilmente si è un po' montata la testa dopo l'anno scorso, e soprattutto si è fatta abbindolare da chi è intorno e le offerte intorno, insomma, ci hai dato una chiave di lettura che molte volte noi ci siamo chiesti cosa poteva essere, in realtà, insomma, tu ci hai dato già una tua idea, ovviamente, una tua valutazione, quella che può essere stata e che probabilmente, perché no, potrebbe anche... potrebbe essere letta, secondo me è proprio questa, perché un calciatore nel giro di tre mesi non può diventare da un grande... Però perdonami, l'amor proprio di un calciatore... Fabri, io ti chiedo però una cosa, no? Ma l'amor proprio di un calciatore... Io ero a Napoli a fare la radiocronaca di Napoli-Lazio, no? Così come le partite precedenti. E io vedere... 11 ragazzi fermi in campo, come ho detto, dei manichini con la maglia Lazio o i pupazzetti del Subbuteo sistemati in campo, no, con le maglie della Lazio, rimanere praticamente pressoché inerti e immobili davanti, cioè inermi e immobili davanti a quelli del Napoli che li tagliavano a fette, cioè tu prendeva la palla a Higuain o Insigne o qualcuno e saltava e giocava Lazio come se fossero dei pupazzetti immobili. Ma un minimo di amor proprio, al di là dell'essere in qualche modo essersi esaltati, montati e aver perso umiltà, ma cavolo, un minimo d'amor proprio, cioè io con la mia pancia, se mi passa vicino Higuain allungo una gamba o sdraio, perché quello posso fare, ma allungo una gamba o sdraio, lì non li abbiamo solo guardati. Possibile non c'è amor proprio anche se puoi aver perso l'umiltà? Questo è quando si raggiunge l'apice di questa poca considerazione della tua società. Ci voleva uno schiaffo, questo è stato uno schiaffone, però io sono d'accordo, uno schiaffo mi serve e mi deve svegliare, ne posso prendere uno, due, poi basta, perché tu sei una squadra che non può prendere 5 gol da nessuna parte. Cioè, ripeto, non sei il Carpi che ci sta, che va a Napoli e prende 5 gol. Se la Lazio, se prendi 5 gol, vuol dire proprio che è mai massacrato. Invece, come dici te, la Lazio ha collaborato a questa cinquina. Però speriamo tutti quanti che questo schiaffone possa servire a qualcosa. Tu adesso parlavi poco fa, mi parlavi giustamente, se ero io in campo, tu giornalista, ti saresti comportato in maniera molto più dignitosa. Io sicuramente sono d'accordo con te, però qui vado un pochino forse fuori dalle righe. Ma se io sono straniero e ho ancora 6 mesi di contratto, un anno e mezzo, e già so che l'anno prossimo me ne vado, ma che mi importa a me se prendo 5, 6 o 7 gol? Se io invece in questa città, in questo campionato, in questa realtà ci devo vivere tutta una vita, magari la dignità me la tengo un pochino più, ci tengo un pochino di più e mi sarei fatto rispettare un pochino di più. Purtroppo tutti questi stranieri portano a questo pressappochismo che tante volte regna in campo. E come li svegli? Molto... E come li svegli questi allora? E gli stranieri come li sveglio? E li mando via. perché io ho avuto ho giocato con un grande calciatore di cui non faccio il nome, un calciatore che in campo dava tutto ma era straniero. E un giorno non so per quale motivo, per quale cosa gli dissi, lo rimproverai di qualcosa, magari anche sbagliando, perché ripeto, questo è un giocatore, forse uno dei più forti calciatori stranieri che siano stati in Italia. Penso un po' a chi sono andato a rompere le scatole io, no? E lui un pochino stizzito mi dice: scusa, chi era che me lo so perso, perdonami? Non lo come? Dice, ha detto che non lo dice. Ah, ha detto che non lo dice. Ah, no, io pensavo. Scusa, perdoni. Non lo dico mai perché non lo meriterebbe, perché era un momento in cui pensavo che mi fosse sfuggito a me. No. E lui mi ha risposto: ma io sono straniero qua, e sono straniero anche se vado a giocare in un'altra parte, quindi non mi rompere le palle e pensa per te. Cioè, nel senso, capito, come io il prossimo anno me ne vado e che vuoi da me? Cioè, io rimproveravo un impegno, rimproveravo un qualcosa in più, no? Io sono straniero in Italia, sono straniero in Germania e sono straniero in Spagna, io sono straniero dappertutto, io sto facendo solamente, tra virgolette, il mercenario. E questo ti fa capire come... Ma questo stava nella Lazio, perdonami. No, non stava nella Lazio, ma è un calciatore fantastico. E ci siamo tutti e due scusati, perché questo è uno che faceva 20 gol all'anno. Quindi lui ha detto una cavolata e io ho sbagliato a rimproverarlo in maniera così aspra, però mi ha fatto capire che in effetti uno straniero più di tanto non dà una, non si sente partecipe di una città o di un, cioè, capisci come? Ecco perché dico, curate di più il settore giovanile, perché magari un giocatore di Roma o italiano darebbe qualcosina in più in campo anche nei momenti di difficoltà. Tutto qua, era questo dove volevo arrivare.
Fabrizio, io ci tengo, voglio che siano brevi, te le voglio comunque fare, quindi stiamo quasi, diciamo, in chiusura. Però tre domande rapide. Che, vista questa tua vivacità, che mi sta, sì, che mi o stai dobbiamo richiamarlo il sabato. Ti voglio chiedere, che giocatore eri nello spogliatoio, visto che va di moda anche in questo periodo? Ti voglio chiedere sempre, visto i problemi che sono nati e tu l'hai conosciuto come giocatore, come uomo del tecnico Pioli, come risolverà quelle che sono attualmente le problematiche che ci vengono agli occhi? E l'ultima che ti volevo fare a questo punto, visto che i stranieri li mandiamo via, parliamo di Cataldi, mi dici che giocatore è questo ragazzo su cui noi stiamo puntando e puntiamo molto? A me piace tantissimo questo calciatore, però non deve fare più di quello che sa fare, perché purtroppo adesso lui, secondo me, si sente un pochino, diciamo, il giocatore, diciamo, che viene dal settore giovanile e deve dimostrare qualcosa in più. Non deve dimostrare niente, è un giocatore bravo che sa fare il suo ruolo e non deve caricarsi di responsabilità. Cioè, se c'è un giocatore che del settore giovanile della Lazio gioca in prima squadra, da adesso in poi dovrebbe diventare una, cioè vorrei che diventasse una cosa normale, invece ora è una cosa anomala, no? Quindi lui forse si carica troppo di questa lassialità che ha, o romanità che deve portare tutte le domeniche in campo. Quindi il fardello dopo alla lunga pesa. Quindi lui si deve un attimino, secondo me, scaricare di queste responsabilità e giocare come se fosse un giocatore che viene da un'altra città, perché altrimenti diventa difficile gestire una città importante e pesante come Roma. Per quanto riguarda Pioli, è l'uomo più tranquillo del mondo, una persona che ha sempre ragionato fuori e dentro il campo. Già quando giocava praticamente era allenatore dentro lo spogliatoio, perché dava sempre il consiglio giusto al momento giusto. Quindi a tutti mi sento di dare consigli, ma a Pioli proprio non ci riuscirei, perché già so che sceglierà la migliore delle soluzioni. E per quanto riguarda la prima domanda, non mi ricordo, scusa. Che uomo eri nello spogliatoio, visto che all'esterno sei sempre stato, come ha detto Franco, come hai detto inizialmente? Di poche parole? Sì, uno, sì, sì, assolutamente di poche parole, però mi sembra che dentro lo spogliatoio, insomma, quando visto come ha ripreso un qualcuno che forse abbiamo intuito, cioè, porca vacca, insomma, cioè, penso che la sua la dicesse. Ma penso che i giocatori più importanti dentro lo spogliatoio siano quelli che parlano poco, perché li ascolti più volentieri. Se uno ti parla tutti i minuti dentro le orecchie, alla seconda, terza volta no, neanche lo ascolti più. Quindi diciamo che ero quel tipo di uomo dentro lo spogliatoio che cercava di dire delle cose belle, importanti nei momenti giusti, e per il resto del rapporto con i colleghi era sempre scherzoso e amichevole con tutti, perché alla fine, voglio dire, uno fa il lavoro più bello del mondo, ma ringrazia Dio che ti diverti, giochi a pallone e ti pagano pure, cioè è incredibile questo sport, insomma, no? Bene. Quindi bisognerebbe ringraziare Dio tutti i giorni di fare questo lavoro. Qui invece vedo sempre gente preoccupata, arrabbiata. Ma arrabbiato di cosa? Guadagni, giochi, ti diverti, ringrazia Dio e basta, insomma. Fabrizio, vedi che io quel giorno poi non avevo fatto male a cercare l'esclusiva con te, perché mi ricordo che dicesti anche in quel caso qualcosina, diciamo, un po' diversa da quelle che sono le cose scontate, e devo dire che a distanza di qualche anno ti ritrovo con, come si dice, una persona schietta che dice apertamente il suo pensiero, ed è quello che piace a me. Ma piace a me proprio perché anch'io sono fatto in questo modo e qui mi conoscono un po' tutti. Quindi, se per te non ci sono problemi, la strappi tu la promessa. Io direi che ti potremmo anche rompere le scatole ogni tanto il sabato qui in diretta con noi. Non tantissimo, se no ripetiamo sempre le stesse cose. Beh, stesse allora, cose, a campionato va avanti, le partite ci sono, si parla pure di cose tecniche del campionato, mica. Quello che penso oggi lo penso anche tra qualche mese. No, ma lo so, per carità. Però magari ci stanno, la settimana prossima faccio un esempio, parliamo del doppio turno di campionato, praticamente. L'Europa League che c'è in mezzo, la Champions, eccetera. Cioè, succedono cose, ogni volta il calcio ci aggiorna su certe cose. È una competizione l'Europa League, a me non mi sembra una competizione, cioè io la toglierei, perché conta secondo me meno non lo so, le società le fanno quasi obbligatoriamente perché la devono fare, ormai il calcio è cambiato, signori miei, ed Europa League si gioca contro delle squadre indecifrabili, non sai neanche da dove vengono.
No, no, sono d'accordo. Mi dicono di andare a vedere Rambo, l'Europa League, Rambo che ho visto 10 volte, vado a vedere Rambo. Bene. Ma te lo dico proprio con tranquillità. Ma non per cattiveria, ripeto, è la verità. Preferisco vedere Lazio Verona che Lazio Saint-Étienne. Non so che Europa League è questa. Non... Bene, con questo noi diamo subito appuntamento a sabato prossimo. Perfetto, ci siamo capiti. Grazie Fabrizio. Fabrizio, grazie. Grazie a voi, buon lavoro signori, grazie a voi. Ciao. Ciao. Grazie a te. Ringraziamo Fabrizio Di Mauro, ragazzi, una sorpresa, un fiume in piena, cose completamente diverse da quelle che appunto di solito ci sentiamo dire in modo molto più diplomatico. A tra poco.